dai sermoni di Roberto Bracco. Capitolo 9 dell'Epistola agli Ebrei, vogliamo leggere anche questa sera, è un passo che abbiamo letto recentemente, alcuni versi dal verso 24, Ebrei 9 dal verso 24. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. E come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. E vogliamo proprio prendere come testo della nostra meditazione queste ultime parole che abbiamo letto: apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Sappiamo che in questi giorni quello del ritorno del Signore è un argomento ricorrente, se ne parla sempre, se ne parla in ogni circolo cristiano, e direi che è naturale che questo argomento ritorni e ritorni insistentemente, perché stiamo vivendo in un'epoca particolarissima e tutte le cose che ci circondano appaiono davanti agli occhi della nostra fede come segni precursori del ritorno di Gesù. Infatti nella parola di Dio sono elencati tutti i segni che precedono il ritorno del Signore. Abbiamo un autentico catalogo, ed esaminando attentamente le dichiarazioni della Scrittura, che poi sono le dichiarazioni stesse del Salvatore, le dichiarazioni del Signor Gesù, noi possiamo constatare che stiamo vivendo in un'epoca particolare. Il Signore, a mezzo della sua parola, il Signore mediante lo Spirito Santo continua a ripeterci, a ricordarci che il suo ritorno è vicino. Egli è sulla porta, per usare un'espressione del Cantico dei Cantici, ed ogni credente e tutti i credenti insieme devono poter ripetere: Amen, Signor Gesù, vieni, vieni, vieni. La speranza della Chiesa deve essere espressa con un'invocazione, e l'invocazione deve corrispondere al desiderio vivo, profondo di ogni credente. Noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo stati salvati da Dio in Cristo per eredare la gloria eterna. È vero che anche in questa vita, nel nostro pellegrinaggio in questa terra, godiamo le benedizioni della sua mano divina e generosa. È vero
che la pace che ha messo nel nostro cuore, l'allegrezza che ha donato al nostro spirito rappresentano delle realtà inestimabili, ma è altrettanto vero che noi non dobbiamo sperare in Cristo solo per le esperienze di questa vita, per le benedizioni di questa vita. Anzi, l'apostolo Paolo nel capitolo 15 della prima epistola ai Corinti ci dice che se sperassimo in Cristo solo per le cose di questa vita, noi saremmo i più miserabili degli uomini. La nostra speranza in Cristo deve essere una speranza eterna. Le parole di Giovanni nella sua prima epistola risuonano continuamente davanti, dentro di me, e brillano davanti a me. Vedete di qual carità ci ha amato il Padre, che noi siamo chiamati figliuoli di Dio, e tale siamo, perciò non ci conosce il mondo. Diletti, ora siamo figliuoli, ma non è ancora apparito ciò che saremo, ma quando sarà apparito saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque a questa speranza, aggiunge l'apostolo, per lo Spirito Santo si purifica come esso è puro. È una speranza che noi dobbiamo chiamare la speranza cristiana, perché il Signor Gesù non ha fatto mistero ai suoi che l'eredità concessa loro mediante l'opera della sua grazia era l'eredità nella gloria, l'eredità eterna. Nella casa di mio Padre vi sono molte stanze, io vado a prepararvi un luogo. Sono le parole di Gesù ai discepoli, e quando vi avrò preparato un luogo, io tornerò di nuovo, vi accoglierò appresso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E anche nella preghiera rivolta al Padre, Gesù non fece altro che ribadire questa verità fondamentale della sua dottrina: Padre, io voglio che dove sono io siano ancora coloro che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria, gloria che tu mi hai data avanti la fondazione del mondo. Sia lodato il nome del Signore. Ecco perché si parla del ritorno di Gesù, si parla del compimento del suo piano meraviglioso, e se ne parla specialmente in questi giorni. Ovviamente non soltanto in questi giorni, perché la storia cristiana ci insegna che in tutte le epoche i credenti hanno guardato verso il ritorno del Signore, hanno sperato nel ritorno del Signore, hanno desiderato il ritorno del Signore. Ma noi che siamo giunti proprio a quest'epoca dobbiamo in una maniera particolarissima tenere al centro delle nostre conversazioni e dei nostri pensieri questo soggetto spirituale. Ma naturalmente non deve essere soltanto un soggetto verbale o un soggetto intellettuale, deve essere, o cari, un principio di fede che ci faccia vivere e ci faccia operare in vista del ritorno del Signore. Il Signore che tornerà a salute di coloro che lo aspettano. E a questo punto dobbiamo sentire risuonare proprio una domanda, un interrogativo impegnativo: lo aspetti tu? Lo aspetti tu? Lo aspettiamo noi? Lo aspettiamo come? Il Signore deve essere aspettato. Dobbiamo analizzare attentamente la nostra esperienza e quindi scrutare in profondità i nostri sentimenti cristiani. E dobbiamo farlo perché la parola di Dio ci istruisce intorno a questo e ci mette in guardia nei confronti delle tante insidie che possono sorgere, prima di tutto dalla nostra stessa personalità, o come direbbe la Scrittura, dalla nostra carne, e poi dall'inferno, dal mondo. Quante voci risuonano intorno a noi e cercano di confonderci, di turbarci, di sviarci dalla verità. Ma la parola di Dio è verità, e noi possiamo, alla luce della parola di Dio, esaminare continuamente noi stessi e la nostra esperienza per sapere se veramente aspettiamo il Signore. Ricordiamoci l'esperienza del popolo di Israele. Possiamo proprio prenderla come un punto di riferimento affinché la nostra analisi sia profonda e sia sincera. Il popolo di Israele viveva nell'aspettativa del Messia, almeno questa era la dichiarazione di ogni israelita.
Si parlava di questo in ogni ragionamento. La teologia ebraica dell'epoca non faceva altro che dare enfasi a questa verità, una verità enunciata dai primi libri della Bibbia, una verità confermata attraverso la parola profetica. Era gloria degli israeliti la parola profetica che annunziava il Messia, che parlava del Cristo. Conoscevano bene quella parola, la conoscevano perché rappresentava una promessa per loro, una promessa che tutti desideravano adempiuta per la propria vita e per la collettività. Ma noi sappiamo che quando Gesù è venuto, così è scritto nella parola di Dio, è venuto in casa sua, ma i suoi non lo hanno voluto ricevere. È impressionante questo. È impressionante perché ci troviamo di fronte a un popolo che dichiarava di aspettare il Signore, di essere pronto a riceverlo, anziché desiderava ardentemente la sua venuta, perché vedeva nel Messia atteso la liberazione, il risveglio morale, il risveglio spirituale. Ma egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno voluto ricevere. E anzi, se noi leggiamo l'Evangelo secondo Matteo, ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni addirittura sconvolgenti. Quando i re magi giunsero nella città santa, in Gerusalemme, avevano perduto di vista la stella che li aveva guidati nel cammino, nell'interno della città non la vedevano più brillare sopra di loro e quindi si trovavano in perplessità, nella necessità di ritrovare la strada, cominciarono a domandare a tutti: dov'è il re che doveva nascere e che è nato? La domanda per loro era la più naturale. Si erano mossi dai loro lontani paesi per rivelazione divina, avevano seguito una guida soprannaturale e si aspettavano che anche in Gerusalemme, nella città santa degli israeliti, ci fosse già una rivelazione, una conoscenza intorno a questo. E naturalmente, come avveniva sempre in quei giorni, la notizia, passando dall'uno all'altro, arrivò fino nella casa del governatore e in questo caso nella casa di Erode. E noi leggiamo appunto nell'Evangelo secondo Matteo che non appena questa domanda arrivò agli orecchi di Erode, Erode fu turbato, ma nello stesso Evangelo leggiamo che insieme con Erode fu turbata tutta la città di Gerusalemme. Quella città che doveva rallegrarsi, quella città che doveva gioire, quella città che doveva vedere nell'avvenimento l'adempimento delle profezie, l'adempimento della parola di Dio, invece fu sconvolta da un turbamento profondo. Perché? Cristo era venuto ed era venuto esattamente come era stato annunziato, come era stato scritto di lui. Ma quegli israeliti che avevano sempre dichiarato di aspettarlo e di desiderarlo, in realtà non erano pronti per riceverlo. Le loro dichiarazioni erano state solo dichiarazioni verbali, erano state, o cari, soltanto delle parole gettate al vento. In realtà la loro attitudine interiore, la posizione della loro anima, non li metteva in condizione di accettare in Gesù il Messia di Dio, il Cristo, il Salvatore. Ed è per questo che è stato rifiutato, è per questo che è stato perseguitato, è per questo che è stato condannato, flagellato, è per questo che è stato crocifisso, ed è stato crocifisso proprio in mezzo a quel popolo che aveva nel corso dei secoli dichiarato di vivere nell'aspettativa del Messia. È una lezione per noi, è una lezione che ci dice in questa sera che non basta soltanto pronunziare una parola, dichiarare che noi aspettiamo. Dobbiamo esaminare noi stessi interiormente per sapere se veramente aspettiamo il nostro Salvatore. Lo aspettiamo per la nostra salute eterna, per la gloria che Egli ha riservato nel cielo a tutti coloro che sono disposti e disposti fino in fondo a
credere nel suo nome e nelle sue promesse divine. Gloria al nome del Signore. E ricordiamoci quello che dice Gesù a questo riguardo, che in quel giorno due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme al molino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini lavoreranno uniti ai campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Noi sappiamo, e lo sappiamo perché ce lo dichiara la parola di Dio, che tutti coloro che saranno presi perché vivevano nell'aspettativa del suo ritorno, erano pronti per accoglierlo come il glorioso Redentore della loro vita. E tutti coloro che invece saranno lasciati proprio perché non saranno trovati pronti per incontrarsi con Lui. Dobbiamo riflettere su queste dichiarazioni della Scrittura. Dobbiamo assumere per intiero le nostre responsabilità di credenti. Gesù usa anche altri termini, altre espressioni, proprio per responsabilizzare ciascuno di noi. In quel giorno quanti rimarranno fuori e cercheranno di entrare, tenteranno di entrare, e alcuni diranno: Signore, ma noi ti abbiamo veduto sulle nostre piazze, ti abbiamo udito predicare. Ed egli risponderà loro: non vi conobbi giammai, operatori di iniquità. A chi si riferisce il Signore? Di chi parla? Parla evidentemente di una determinata categoria di persone che noi possiamo facilmente individuare, persone che hanno udito l'Evangelo, persone che hanno ascoltato la predicazione della parola di Dio. Il messaggio di Gesù è risuonato anche per loro. E non dobbiamo riferirci esclusivamente a coloro che hanno udito proprio la voce del Maestro quando egli in carne camminava per le vie della Palestina. Possiamo e dobbiamo riferirci anche a coloro che dopo hanno udito il medesimo messaggio, hanno ascoltato la medesima parola. Non è forse vero che quell'Evangelo che noi predichiamo è l'Evangelo di Gesù Cristo? Quel messaggio che proclamiamo nel mondo è lo stesso messaggio che è stato proclamato dal nostro Maestro? E quanti hanno udito questo messaggio, specialmente nella nostra generazione, che i mezzi di comunicazione si sono perfezionati al punto di far giungere la parola di Dio ad ogni angolo della terra, ad ogni persona? Non soltanto coloro che sono disposti ad entrare in una chiesa, in un locale di culto, ma anche coloro che non sono disposti a varcare una soglia dove si predica la parola di Dio, hanno l'opportunità e hanno avuto l'opportunità di udirlo, forse a mezzo della radio, a mezzo della stampa, a mezzo della televisione. Quanti e quanti e quanti metodi sfruttati da Dio per far proclamare il suo messaggio. Ma basta udire una predicazione, ascoltare un messaggio, basta, cari, vedere Gesù con gli occhi della mente, nelle proprie piazze, nelle proprie strade. No, non basta questo, e non basta neanche qualche cosa che sta al di là di questo, perché Gesù ci parla persino di un'altra categoria di persone che saranno lasciate, che non potranno essere raccolte da Lui, condotte nel cielo, persone che si presenteranno per dire: Signore, ma noi abbiamo profetizzato nel Tuo nome, abbiamo cacciato i demoni con la Tua autorità. E anche a questi il Signore dirà: non vi conobbi giammai, dipartitevi da me, voi tutti gli operatori di iniquità. E io penso che qui Gesù si riferisca specialmente a coloro che, avendo conosciuta la sua grazia ed avendola anche accettata, non sono stati fermi in quella grazia divina. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Così è scritto nella parola di Dio. Noi possiamo aver accettato Gesù, possiamo aver operato nel suo nome, essere stati rivestiti di doni spirituali per esercitare anche un ministero carismatico, ma se non perseveriamo fino alla fine,
se non andiamo avanti di valore in valore nel sentiero della fede e nel sentiero della grazia, alla fine noi ci troveremo confusi all'avvenimento del Signore. E mi sembra che questa realtà è ben descritta dalla parabola delle 10 vergini, quella parabola che leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo. Ci parla di 10 fanciulle, erano tutte lì per aspettare lo sposo, e questa parola va sottolineata: per aspettare lo sposo. Questa dichiarazione di aspettativa era comune, non c'era nessuna differenza tra l'una e l'altra per quanto riguardava il programma. Interrogate avrebbero risposto tutte nella medesima maniera: siamo qui per aspettare lo sposo. Avevano lo stesso abito, avevano le stesse lampade, e lo sposo tardava. Incominciava ad imbrunire, poi a venire la notte. Stanche le fanciulle si addormentarono tutte 10, e quindi anche in questo appariva uniformità, uguaglianza, non c'era differenza. Ma ecco che intorno alla mezzanotte, sto riferendo proprio le parole della parabola, si fece un grido: lo sposo viene, uscitegli incontro. Tutte si ridestarono e provarono ad accendere le lampade, e 5 di quelle fanciulle riuscirono ad accendere le loro lampade, perché insieme alle lampade avevano preso anche dell'olio di riserva, avevano del combustibile per accendere le loro lampade. Ma 5 di quelle fanciulle avevano preso solo le lampade. Probabilmente avevano pensato in loro stessi che lo sposo sarebbe arrivato di giorno, che quelle lampade non sarebbero state poi necessarie, e perciò in quel momento, provando ad accendere le lampade, si trovarono nell'impossibilità di eseguire quell'operazione. E si volsero alle altre per chiedere dell'olio: dateci dell'olio affinché possiamo accendere anche le nostre lampade. Ma quelle giustamente risposero: non ve ne possiamo dare, ne abbiamo solo per noi, non ce ne sarebbe abbastanza per ambedue, andate da quelli che vendono dell'olio e compratene. E quelle si mossero per andare, ma nel frattempo venne lo sposo, entrò nella camera delle nozze, la porta fu chiusa. E quando giunsero le ritardatarie e provarono a bussare, sentirono solo quella voce: andate via, andate via. Era troppo tardi, avevano compromesso definitivamente la loro aspettativa. Ed è una parabola eloquente, una parabola semplice nel suo linguaggio e nella sua lezione. Ci ricorda appunto che non basta dire di aspettare, e non basta neanche parlare di un'opera realizzata, di un'esperienza fatta, di qualche cosa conseguita nel passato. Noi dobbiamo avere la certezza assoluta nella nostra vita che assieme alla nostra lampada c'è dell'olio di riserva, c'è il combustibile del cielo. Dobbiamo essere certo che la nostra vita è traboccante di Spirito Santo, quello Spirito che dà fervore alla nostra cristianità, quello Spirito che dà zelo al nostro servizio, quello Spirito che dà un carattere ai nostri comportamenti, quello Spirito che illumina, che ci guida e che ci fa vivere ripetendo: amen Signor Gesù vieni, amen Signor Gesù vieni. Ci fa desiderare ardentemente quel ritorno meraviglioso, perché rappresenta il fine ultimo della fede, il compimento della speranza cristiana. Benedetto il nome del Signore. Sì, fratelli e sorelle, questo è l'insegnamento della parola di Dio. Mentre pensavo proprio a questa lezione spirituale che ci viene proposto da questo verso dell'Epistola agli Ebrei, dicevo in me stesso: in fondo tutto è racchiuso dentro due messaggi, e li possiamo trovare nella parola di Dio. Tutte e due nella parola di Dio, e anzi tutte e due nel libro degli Atti degli Apostoli. E mi riferisco al messaggio di Pietro, che dopo aver predicato nel giorno della Pentecoste e aver veduto un risultato effettivo mediante, o cari, la proclamazione dell'Evangelo, volgendosi a quella folla entusiasta, volgendosi a quei credenti con punti nel cuore, disse loro: salvatevi da questa perversa generazione. E c'è un messaggio in questa parola,
un profondo messaggio, un grande messaggio, risuona anche oggi e risuona per coloro che devono fare una decisione, per coloro che devono fare una scelta e la devono fare di fronte al Signore. Salvatevi da questa perversa generazione. Questa perversa generazione non vive nell'aspettativa del ritorno del Signore. Questa perversa generazione non è pronta per incontrare Gesù Cristo. No, gli uomini seguono la strada del loro peccato, la corruzione, l'immoralità si manifestano sopra la faccia della terra, l'ateismo, il materialismo, oh, sono elevati a sistema fra gli uomini, lo vediamo, lo scorgiamo tutti i giorni. È per questo che ci sono mille problemi nel seno della società. La società non pensa a Dio, la società non pensa a Cristo e quindi non può neanche vivere nell'aspettativa del ritorno di Cristo. Ma voi salvatevi da questa perversa generazione. E poi c'è un altro messaggio, quello dell'apostolo Paolo, espresso agli anziani di Efeso. Cari nel Signore, è un messaggio condensato in poche parole. Non mi sono ritirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio, e perciò sono netto del sangue di ciascuno di voi. Cari nel Signore, questo messaggio non è indirizzato agli inconvertiti, non è indirizzato a coloro che vivono lontani dal Signore, bisognosi della sua salute, della salvezza che viene dal cielo. Questo messaggio è proprio rivolto ai credenti, a quanti hanno accettato Cristo, lo hanno ricevuto nel cuore e lo hanno sperimentato nella potenza della sua grazia, ma devono ricordare, come già ho detto poco fa, che per essere pronti per il ritorno del Signore bisogna vivere in perseveranza spirituale, bisogna camminare nell'ubbidienza di tutta la parola di Dio, manifestare un'incondizionata fedeltà a tutto quello che viene comandato dal Signore. Dentro questi due messaggi c'è la lezione per tutti, nessuno può sottrarsi, nessuno può evadere. Cari nel Signore, è una parola che si indirizza a tutti coloro che odono il messaggio dell'Evangelo. È una parola che si indirizza a te, caro amico, che ancora non hai accettato Gesù nel cuore, non hai ricevuto la salvezza, la grazia di Dio, ma puoi riceverla in questa sera, e puoi riceverla proprio sotto lo stimolo di questa parola che ripete anche a te: salvati da questa perversa generazione. Non vedi la disperazione del mondo, l'angoscia della società, non vedi in quale stato vivono gli uomini, non vedi che c'è il turbamento, lo spavento, e questo spavento probabilmente è un fenomeno del subconsciente, non si rendono neanche conto del loro avvenire, ma veramente avvertono questo spavento perché al ritorno del Signore ci sarà un giudizio terribile per tutti coloro che lo hanno rifiutato e hanno rifiutato la sua divina parola. Ma questo messaggio è anche per te, fratello, a te il Signore ripete, e ripete chiaramente: ti è stato proposto il consiglio di Dio. Non basta appartenere ad una comunità, aver fatto nel passato un'esperienza, saper parlare della dottrina. È necessario avere la certezza che la nostra vita sia in regola con Dio, che sia una vita di fede e di speranza, che ci mantenga nella presenza del Signore in ogni istante, in ogni luogo, nella condizione di poter incontrare Cristo che ritorna dal cielo. No, non c'è spazio, non c'è posto per le evasioni, per le infedeltà, per il peccato, neanche per la superficialità, per la carnalità, per la mondanità, per tante leggerezze che oggi purtroppo si manifestano anche in mezzo al popolo di Dio. Quanti saranno i delusi e i svergognati in quel giorno, lo dice la Scrittura. Quanti, dopo aver detto di aver vissuto la loro fede in aspettativa del ritorno di Gesù, non saranno presi da Lui. Ma il Signore abbia pietà di noi, risvegli il suo popolo, le nostre coscienze, e ci faccia vivere un'esperienza reale, profonda, un'esperienza di fede e di speranza che ci purifichi di giorno in giorno e ci faccia muovere nei cieli come nella nostra città, in quei cieli da dove aspettiamo
aspettiamo il ritorno del nostro Salvatore. Egli verrà, uno di questi giorni verrà, e verrà per la salvezza eterna di coloro che lo aspettano. Mettiamoci ai piedi del Signore, chiedendoci in questa maniera, in questo momento, ognuno per conto proprio: lo aspetto io, lo aspetto io, lo aspetto io. Il Signore ci benedica, a Lui sia la gloria. Amen.